cari figlioli, date una carezza in ogni momento in Washington, dopo un lungo attenti di le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello che non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Il merito anche direi soprattutto del popolo. Dicembre 1941. A sorpresa, il Giappone attacca gli Stati Uniti. Il presidente Harry Truman decide di creare un nuovo servizio segreto, la CIA. Alla CIA viene ordinato di eseguire una serie di omicidi contro obiettivi civili. Gli agenti cominciarono a credersi onnipotenti. La CIA cominciò a creare il caos nella società cilena. La CIA è un'agenzia governativa che non rispetta le leggi? Può darci un'idea su quante persone furono eliminate? Direi almeno 20.000. Dall'Iran al Guatemala, dal Congo al Cile, poi Cuba, il Vietnam, Watergate. In una parola, la CIA, il più potente servizio segreto del mondo. Intrighi e misteri, errori, successi, patacche, su tutto il grande segreto di una storia scritta in punta di intelligence. Oggi, ancora una volta, il quartier generale di Langley sembra essere nell'occhio del ciclone e noi allora vogliamo ripercorrere tappa per tappa la storia dell'agenzia dal giorno della sua fondazione fino a oggi, in un viaggio non autorizzato in 3 puntate. A parlare per la prima volta sono gli agenti, i capi stazione della CIA all'estero e i direttori dell'agenzia. Il quartier generale della CIA si trova a Langley, in Virginia, alla periferia di Washington. All'interno di questa fortezza lavorano più di 16.000 persone. Per statuto, la CIA non è tenuta a rivelare il suo budget, il suo organigramma, il numero degli impiegati e l'ammontare dei loro stipendi, né a specificare nomi e figure professionali. Secondo indiscrezioni, i costi di questa organizzazione raggiungono livelli astronomici. Dai 35 agenti che aveva alla nascita, la CIA ne ha oggi 100.000. Il suo budget è passato da poche migliaia ad oltre 28 miliardi di dollari. La CIA si occupa di attività di controspionaggio all'estero, ma non può operare dentro i confini degli Stati Uniti. Il territorio americano è competenza esclusiva dell'FBI. Ma la CIA ben presto è andata molto al di là della sua missione. Negli anni è divenuta l'unica agenzia governativa autorizzata a compiere operazioni segrete o addirittura sovversive al di fuori dei confini americani. Eppure, al momento della sua creazione, doveva raccogliere, mettere in relazione, coordinare ed analizzare le operazioni di intelligence, intervenendo solo quando gli sforzi diplomatici si dimostrassero inefficaci e l'azione militare non fosse un'opzione praticabile. La CIA è una tipica creatura della Guerra Fredda. Aveva una sola funzione e solo di quello doveva occuparsi. Doveva scoprire se, quando, dove e come l'Unione Sovietica avrebbe attaccato gli Stati Uniti. Solo questo. Fu creata subito dopo l'attacco di Pearl Harbor e la sua unica missione negli anni 50, 60 e 70 e fino a tutti gli anni 80 è stata quella di decifrare ed intercettare i piani di attacco eventualmente decisi al Politburo di Mosca. Abbiamo commesso un errore. Abbiamo concentrato tutti gli sforzi del servizio di spionaggio su quelli che chiamavamo obiettivi primari. Tutta la nostra intelligence si occupava solo di Unione Sovietica. La CIA e l'intero servizio segreto americano hanno impiegato tra il 55 e il 60% delle nostre risorse sull'Unione Sovietica. Nient'altro che controllare i sovietici. Ed il modo migliore era quello di infiltrarsi nelle loro organizzazioni. Cercavamo di inserire dei nostri uomini in mezzo a loro. Il nostro lavoro era questo. Una delle cose più sbagliate che abbiamo fatto è stata quella di importare un gran numero di nazisti negli Stati Uniti.
1943. Il futuro capo della CIA, Allen Dulles, vola in Svizzera per stabilire dei contatti segreti con vari ufficiali nazisti. Ma già prima di questa data sono state intavolate delle relazioni con il generale Reinhard Gehlen, capo del servizio segreto di Hitler, con Otto von Bolschfing, braccio destro di Eichmann, e con Klaus Barbie. Alla fine del conflitto la CIA utilizzerà tutti e tre questi criminali di guerra. Allen Dulles è anche il legale della Standard Oil Group, una delle compagnie che hanno continuato a fare affari con i nazisti durante la guerra. Credo si possa affermare che l'America, subito dopo la fine della guerra, ha portato al suo interno l'infezione del nazismo. È stato un duro prezzo da pagare e anche un errore imperdonabile. Un altro grave errore fu quello di ritenere legittimo interferire negli affari di altri stati o far cadere altri governi attraverso il finanziamento di gruppi da noi selezionati. 1953, all'apice della Guerra Fredda, Allen Dulles viene nominato direttore della CIA. Le operazioni segrete, quelle cosiddette speciali, subiscono un aumento esponenziale. La CIA ha svolto un numero enorme di operazioni segrete. In genere si optava per la segretezza perché nessun altro, oltre alla CIA, svolgeva questo genere di azioni. Non c'era nessun tipo di concorrenza. A quell'epoca c'era molta più segretezza. Era il periodo delle operazioni in Iran, Guatemala e molti altri stati. In America non si sapeva quasi nulla di tutte quelle attività. Non ne parlava nessuno. Maggio 1953. Allen Dulles lancia l'operazione Ajax, la prima di una lunga serie di colpi di Stato organizzati dalla CIA. A Teheran, il primo ministro Mossadegh ha da poco deciso di privatizzare la società anglo-iraniana Oil Company. Le autorità britanniche decretano l'embargo internazionale contro l'Iran, che fa precipitare il paese nel caos. Le compagnie petrolifere britanniche e americane, però, ritengono tale misura insufficiente e lasciano l'Iran, spingendo il primo ministro inglese a chiedere l'aiuto del presidente Eisenhower per estromettere Mossadegh. Allen Dulles mette insieme un'operazione che allontani Mossadegh dall'Iran e riporti il giovane Shah al potere. Da quel momento a guidare l'Iran è lo Shah Reza Pahlavi. Rimarrà al potere fino al 1979, quando anche lui sarà costretto all'esilio. Quella in Iran non fu un'operazione ben organizzata, fu una scelta folle che non aveva senso. Dietro all'operazione c'era la British Petroleum. Il primo ministro inglese chiamò Eisenhower e gli disse: c'è la possibilità che ci portino via tutti i pozzi petroliferi in Iran. Se voi non potete fare a meno dell'Arabia Saudita, noi non possiamo fare a meno dell'Iran. A quel punto gli americani intervennero. Il primo ministro inglese all'epoca era Macmillan. Fu lui a spingere perché Eisenhower, Allen Dulles e i servizi americani intervenissero. Quando gli inglesi si rivolsero agli americani per chiedere l'intervento in Iran, l'argomento che utilizzarono per convincerli non fu tanto: quando tutto sarà finito, vi concederemo i diritti su una parte del petrolio iraniano. A convincere Eisenhower fu l'idea che Mossadegh stesse perdendo potere a vantaggio dell'Unione Sovietica. Insomma, in Iran si stava rischiando che si ripetesse quello che era successo in Cina, e Eisenhower non voleva passare certo alla storia come il presidente che aveva fatto arrivare i comunisti fino in Iran. La questione fu risolta in due parole: Mossadegh è un pessimo leader, è debole, pazzo, può facilmente divenire preda dei comunisti. Anche lo Shah è debole e non è in grado di fermare l'avanzata dei sovietici. Tocca a noi. Mossadegh era un comunista, io stesso non avevo dubbi che lo fosse. Per me intervenire in Iran era più che giusto. Se non ci fossimo liberati di Mossadegh, ci saremmo trovati al centro dell'Asia con un governo comunista o socialista. Era un rischio troppo alto. Non potevamo permettere che l'Iran cadesse nelle mani dei comunisti, ma neanche dare il via ad una guerra come in Corea. L'unica alternativa era affidarsi ad un'operazione segreta. Della faccenda si sarebbe dovuta occupare la CIA. Ad Allen Dulles venne affidato un mandato esecutivo immediato. Una volta Dulles ebbe a dire che una grande potenza può far cadere governi sgraditi attraverso i servizi segreti. Per questo cominciarono le attività in Guatemala ed in altri paesi. Era il metodo più semplice, anche se immorale.
Giugno 1954. Il nuovo presidente del Guatemala, Jacobo Arbenz Guzman, decide di distribuire ai contadini più poveri alcuni appezzamenti di terreno della multinazionale americana United Fruit Company. Guzman istituisce anche una tassa sulle esportazioni. Il Guatemala è il maggior produttore di banane e frutti tropicali dei Caraibi. Per questo piccolo paese è l'unica risorsa economica, ma di fatto tutti i suoi terreni sono nelle mani della United Fruit. Quando il Guatemala decise di tassare le esportazioni di banane, la United Fruit chiese al governo statunitense di intervenire per spingere quello Stato verso la bancarotta. C'erano due realtà, la United Fruit e il comunismo, e Guzman scelse la parte sbagliata. Washington, in un incontro tra il presidente Eisenhower, Allen Dulles e suo fratello John Foster, capo del Dipartimento di Stato americano, viene deciso un colpo di Stato in Guatemala. I fratelli Dulles, una volta legali di fama a Wall Street, sono ora capo delle due organizzazioni più potenti d'America, il Ministero degli Esteri e la CIA. Allen Dulles è anche membro del consiglio di amministrazione della United Fruit. Due fratelli, uno a capo della CIA e l'altro del Dipartimento di Stato, con il loro studio di avvocati coinvolto nelle attività della United Fruit. Mettiamola così, Allen Dulles dirigeva la CIA tenendo gli occhi sempre bene aperti sui suoi affari personali. Bisogna sempre avere chiara una cosa. Si tratta di affari di spionaggio per sostenere l'economia americana all'estero. Tutti i presidenti hanno capito che utilizzando la CIA come una polizia privata, le multinazionali li avrebbero ricompensati. La CIA esautora Arbenz Guzman e consegna il potere nelle mani di una giunta militare, guidata dal generale Castillo Armas. La sua prima mossa è sospendere il programma di riforma agraria che mette in pericolo gli interessi della United Fruit Company e degli Stati Uniti. Fu una delle azioni peggiori mai compiute dalla CIA o da un governo statunitense. Gli Stati Uniti e la CIA in Guatemala si sono resi responsabili di un genocidio. Per evitare una piccola tassazione sulle banane, hanno imposto il regime di una giunta criminale. Tutti pensano che sia stata la CIA ad eseguire l'operazione contro Arbenz Guzman, oppure che sia stata la CIA ad esautorare Mossadegh. In realtà, si è trattato di due eventi fortuiti. L'America tratta il mondo come se fosse di sua proprietà. La sua politica estera è sempre stata una politica arrogante. . 1960, il Congo conquista l'indipendenza dal Belgio. Il leader di sinistra Patrice Lumumba diviene primo ministro. Agli Stati Uniti interessano molto le vaste risorse minerarie del paese. Lumumba resterà al potere per soli due mesi. Quello del Congo fu un terribile esempio. Fu una cosa orribile. Lumumba, prendendo il potere, firmò la sua fine. L'America non avrebbe mai accettato un interlocutore come lui. Ci fu un incontro. Mi pare che fu il 18 agosto del 1960. Eisenhower disse chiaramente che bisognava liberarsi al più presto di Lumumba. Nell'ambasciata americana sostenni che sarebbe bastato estromettere Lumumba dal suo incarico di primo ministro. Allen Dulles, invece, interpretò le parole di Eisenhower in modo del tutto personale. Dulles ritenne di aver avuto carta bianca per intraprendere un complotto contro Lumumba. Ci furono date delle istruzioni su come far fuori Lumumba. Il suo dentifricio venne avvelenato e poi consegnato al capo della stazione della CIA, Larry Dublin, che però rifiutò l'incarico. I nostri funzionari non vollero avere nulla a che fare con l'assassinio di Lumumba. Io insistevo per cercare una soluzione politica, ma fu tutto inutile. A Washington si pensava che sarebbero state più appropriate, misure più drastiche. Allen Dulles ordina l'assassinio di Lumumba. Da un'inchiesta pubblicata nel 1975 risulterà che il presidente Eisenhower aveva dato il suo assenso all'operazione. Il generale Mobutu, salito al potere, uccide Lumumba con un colpo in testa e lo fa immergere in una botte piena di acido. Frank Carlucci, che in seguito diverrà vice direttore della CIA, nonché ministro della difesa, viene inviato in Congo durante il colpo di Stato. Mi accusarono di essere il responsabile dell'assassinio di Lumumba.
Assurdo. Come si può pensare che un semplice funzionario di ambasciata avesse il potere di ordinare l'omicidio di un primo ministro? Lumumba fuggì dalla prigione cercando di nascondersi. La CIA si offrì di aiutarlo. In realtà lo consegnò nelle mani dei suoi nemici, che lo uccisero. La CIA ha avuto un ruolo chiave in tutta la vicenda. Bisogna sempre tener presente il modo in cui l'America veniva governata. Alla CIA veniva chiesto di scegliere i dittatori e di aiutarli a governare. Negli anni 50, in America, si era diffusa la sensazione, siamo all'epoca del coinvolgimento in Iran e in America centrale, che la CIA potesse compiere ogni tipo di impresa sulla scena internazionale. Si trattava di un mito fatto circolare ad arte dagli uomini della stessa agenzia. Non c'è dubbio che tutto ciò ammantò la CIA di un'aura di potere. Qualunque cosa facessero, quelli della CIA mantennero sempre la loro posizione, i loro soldi, il loro potere. Erano uomini molto potenti al servizio del presidente degli Stati Uniti. Dicevano: hai qualche problema? Vuoi rovesciare un governo? Eccoci, siamo pronti a fare qualsiasi cosa. Possiamo offrirti ciò di cui hai bisogno. Questa specie di leggenda alla fine si rivelò però un problema. Gli agenti cominciarono a credersi onnipotenti. Il problema fu che molti della CIA cominciarono a prendersi sul serio e a credere di essere invincibili. In questo senso Castro gli sembrò una pratica da sbrigare facilmente. Pensavamo a Cuba come una repubblica delle banane. In realtà Cuba si dimostrò qualcosa di molto più difficile ed ostico di quanto l'America si aspettasse. Dopo aver cacciato dal paese il dittatore Battista, Fidel Castro nazionalizza le piantagioni di canna da zucchero di proprietà di alcune compagnie americane. Gli Stati Uniti bloccano tutti i fondi destinati alla piccola isola caraibica e interrompono le relazioni diplomatiche. Cuba stabilisce un accordo commerciale con l'Unione Sovietica. Castro sfida Washington, corteggiando il leader sovietico Nikita Khrushchev. Era un modello pericoloso per tutta l'America Latina, una piccola isola che osava sfidare gli Stati Uniti, praticamente estromettendoli da ogni accordo. Fu un colpo durissimo. E tutti noi, rivoluzionari e patrioti, conquisteremo il nostro futuro e giungeremo alla vittoria. 21 gennaio 1961. Il giorno in cui John Kennedy riceve il potere dalle mani di Eisenhower, trova sulla sua scrivania anche un dossier denominato Baia dei Porci. È la base per un complotto messo a punto da Allen Dulles e Richard Nixon. Kennedy ha ereditato un piano della CIA per invadere Cuba e liberarsi di Castro attraverso uno sbarco nella Baia dei Porci. Kennedy si era insediato, la cerimonia era appena finita, che subito gli fu riferito del piano della Baia dei Porci. Non era entusiasta, ma la accettò e fu un disastro. La CIA invia 1500 esuli cubani senza alcuna esperienza. È un disastro totale. In questo modo, Dulles spera di convincere Kennedy della necessità di sostenere l'invasione con le forze aeree americane. Ma il giovane presidente rifiuta. L'operazione fallisce. La CIA scarica su Kennedy tutta la colpa del fallimento della missione. Quell'operazione fu un fallimento perché fu gestita malissimo. Io credo che Kennedy abbia approvato il piano perché al momento non c'era niente di meglio. Gli sembrò l'unica strada percorribile. Fu un'azione militare preparata male e neppure l'appoggio dell'intelligence fu all'altezza. La sola idea che un manipolo di uomini potesse invadere e addirittura rovesciare un regime era una follia. Fu completamente sottovalutata l'enorme popolarità di cui Castro godeva a quel tempo. Ci si aspettava che i cubani si sarebbero schierati con noi, ma non fu così. La CIA aveva detto che il piano avrebbe avuto successo solo se gli Stati Uniti avessero accettato di appoggiare militarmente la rivolta. All'ultimo momento, però, l'amministrazione decise di non inviare aiuti militari e l'intera operazione fallì.
Dopo l'insediamento alla Casa Bianca, John Kennedy e il fratello Robert danno alla CIA pieno mandato per sbarazzarsi di Fidel Castro. Sam Halpern viene nominato responsabile per la cosiddetta Operazione Mangusta. Tra il fallimento dello sbarco alla Baia dei Porci nel 61 e l'assassinio di John Kennedy 2 anni più tardi, Castro scamperà ben 8 tentativi di uccisione, tutti ad opera della CIA. Kennedy chiese quali fossero le possibili soluzioni alla crisi cubana. I capi di Stato Maggiore gli proposero di far uccidere alcuni americani sul suolo statunitense e di attribuire questi omicidi ad un ordine di Castro. In questo modo l'America avrebbe potuto dichiarare guerra a Cuba. Kennedy rifiutò immediatamente. Ci furono molti tentativi di far fuori Castro. Addirittura si pensò di far esplodere il suo sigaro. Erano tutte idee bizzarre, ridicole. Che so, qualcuno propose di mettere polvere irritante fra i peli della sua barba. Insomma, furono pensate le cose più strane, tutto pur di indebolire la figura di Castro. Se non sbaglio, ci furono tra i 20 e i 30 attentati contro Castro. Ancora non riesco a capire perché i Kennedy fossero così anti-Cuba. A volte penso che fosse per una sorta di egoismo sfrenato. Cuba era un problema enorme che non riuscivano a risolvere e ciò per loro era intollerabile. Dovevano avere sempre il controllo di tutto. Ma con Castro non c'era verso di dominare la situazione. L'intera storia della Baia dei Porci creò non pochi malumori dentro la CIA. Ci sentivamo responsabili per quello che era successo e sapevamo che stava montando una certa irritazione nei confronti del presidente. La CIA odiava Kennedy perché lo considerava il responsabile del fallimento e perché non aveva inviato forze aeree in sostegno ai rivoltosi. Ma John Kennedy ha molte difficoltà a tenere a bada Dulles e la CIA, divenuta ormai uno Stato nello Stato. Ad ogni tentativo fallito di risolvere il problema di Castro, aumenta l'intrattabilità di Dulles, che si fa addirittura portavoce di una campagna anti-Kennedy, incolpato di tutti i fallimenti della politica estera americana, dalla Baia dei Porci in poi. Kennedy era furioso. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per affossare la CIA. Credo che Kennedy odiasse la CIA e i suoi vertici. Un mese prima di morire disse: voglio prendere la CIA dipartimento per dipartimento e ridurla in 1000 pezzi. Avete mai visto la CIA andare in pezzi? Io mai. Nessuno è mai riuscito a distruggere la CIA. Kennedy decise di rimuovere gli uomini della CIA e rimpiazzarli con uomini più vicini alle sue idee politiche. E per compiere questa operazione scelse Bob McNamara. Da parte di Kennedy fu una decisione irrevocabile. Io c'ero, e posso dirlo con chiarezza. John Kennedy decide di ridurre il potere della CIA e di liberarsi del suo potente direttore, Allen Dulles. Il nuovo capo della CIA nominato da Kennedy è un uomo tanto discreto quanto efficiente, John McCone. Allen Dulles è furibondo, è stato capo della CIA per 10 anni, la CIA è una sua creatura, per lui è un licenziamento in tronco. Novembre 1963. Il giorno dopo l'assassinio di John Kennedy, il fratello Bob si precipita da McCone con una sola domanda. È stata la CIA ad uccidere mio fratello? La questione fu posta immediatamente nel novembre del 63, all'indomani dell'assassinio del presidente. Bob Kennedy chiese a John McCone se la CIA avesse avuto qualcosa a che fare con l'omicidio. Era suo fratello. Bob Kennedy aveva tutto il diritto di fare quelle domande. Non mi sembra che ci fosse nulla di strano. McCone ha sempre negato un coinvolgimento. Credo che nessun capo della CIA ammetterebbe che la sua agenzia abbia preso parte all'uccisione di un presidente. Perché mai il direttore della CIA dovrebbe uccidere un presidente? È il presidente che può licenziare il capo della CIA in ogni momento. E poi nessun capo della CIA, per quanto potente, avrebbe gli strumenti per far fuori un presidente. E poi a quale scopo? Per mostrargli la sua avversione? Il nuovo presidente Lyndon Johnson affida alla commissione Warren il compito di scoprire chi fosse dietro l'assassinio di Kennedy. Per ironia della sorte, l'inchiesta finisce nelle mani di Allen Dulles, che odia Kennedy e che proprio da lui è stato rimosso dall'incarico. Il sopralluogo di Dulles viene filmato. Ad assisterlo nell'inchiesta è Charles Cabell, vice di Dulles alla CIA e fratello del sindaco di Dallas.
Alcuni mesi più tardi, alla presenza dello stesso Johnson, il giudice Warren leggerà la relazione finale della commissione. Non c'è stato alcun complotto. Lee Harvey Oswald ha agito da solo. Allen Dulles fece di tutto per sabotare il lavoro della commissione Warren. Se si vuole tenere segreta una notizia, credo che per chi è responsabile dell'inchiesta sia piuttosto facile nasconderla. Per quanto mi riguarda, diedi istruzione alla CIA di rendere tutte le informazioni disponibili. La CIA, si può dire, studiò ogni singolo documento riguardante l'assassinio di Kennedy, ma alla fine non risultò nessun elemento che facesse pensare a una cospirazione, tantomeno a un coinvolgimento della CIA. Non riesco neanche lontanamente a immaginare la CIA coinvolta nell'uccisione di un presidente. È qualcosa che supera qualunque immaginazione. La gente ha lavorato molto di fantasia, costruendo le teorie più assurde. Che dire? Per quanto risulta a me, direi che la faccenda di Dallas è piuttosto chiara. Ha sparato lei al presidente? No, sono solo una vittima. Per quell'inchiesta, il Congresso mise a disposizione ben 6 milioni di dollari. Quando arrivai all'FBI, mi fu consegnata una cassetta audio che avrebbe dimostrato che ci fu un secondo sparo proveniente dalla collinetta erbosa. Quando arrivai alla CIA, mi capitò una cosa estremamente interessante. Venni a sapere di un francese che sosteneva di sapere tutto riguardo all'assassinio di Kennedy. Questo francese forniva moltissimi dettagli, molto precisi. La cosa ovviamente mi incuriosì molto, e perciò decisi di provare a leggere quel documento. Ma quando chiesi il permesso di accedere a queste carte, mi fu risposto che era materiale estremamente riservato, era stato segretato, nessuno doveva leggerlo. Allora aspettai fino al sabato successivo. Quel sabato ero in servizio e feci richiesta formale di ottenere quel documento. Solo il direttore delle operazioni ed il direttore della CIA potevano leggerlo. Perciò fui costretto a chiedere il permesso a uno dei due. Il direttore non poté ricevermi, allora mi rivolsi al direttore delle operazioni. Gli misi la richiesta sul tavolo e lui firmò senza pensarci tanto. Si trattava di 12 volumi, tutti sull'omicidio Kennedy. Dopo un po' la richiesta mi tornò indietro. Sopra c'era scritto: ci dispiace per il disguido, ma il documento è andato perduto, scomparso. La realtà è che l'omicidio di Kennedy è il mistero più grande della storia degli Stati Uniti. Neanche oggi sappiamo cosa sia realmente successo. Mesi dopo l'omicidio di Dallas, Lyndon Johnson comincia a prendere in esame il progetto di Kennedy di ritirare i consiglieri militari dal Vietnam. In piena campagna elettorale, Kennedy avrebbe detto ad un generale impaziente: «Fatemi eleggere e poi avrete la vostra dannata guerra». Avevamo tutti forti dubbi sull'opportunità di un coinvolgimento totale degli Stati Uniti in Vietnam. Sapevamo che non sarebbe stato facile sconfiggere una guerriglia così motivata come quella dei nordvietnamiti. Agosto 1964. La CIA diffonde la notizia di un attacco nordvietnamita contro una nave militare americana nel Golfo del Tonchino. La notizia è falsa, ma è quello che serve a Johnson. È il pretesto per aumentare il numero di soldati americani nel sud-est asiatico e iniziare a bombardare il Vietnam del Nord. Il cacciatore pediniere statunitense Maddox è stato attaccato al largo del Golfo del Tonchino. Si è trattato di un attacco premeditato e non provocato. Quello del Tonchino fu un attacco simulato o addirittura mai avvenuto. È probabile che la gente a bordo della nave abbia pensato davvero di essere attaccata. Il comandante della Maddox inviò un messaggio nel quale dichiarava di non aver visto nulla e che aveva forti dubbi su quanto aveva comunicato fino a quel momento. Anzi, diceva di essere giunto alla conclusione che la sua nave aveva risposto ad un attacco fantasma. Il Pentagono e la Casa Bianca decisero di ignorare quanto affermava il comandante della Maddox. L'episodio del Tonchino servì a giustificare l'escalation americana in Vietnam. Quell'episodio portò a una risoluzione che cambiò completamente il corso degli eventi. Questo oltraggio non farà che raddoppiare la determinazione di tutti gli americani nel compiere il proprio dovere e sostenere la popolazione e il governo del Vietnam del Sud. Oggi si sa che quella del Tonchino fu una menzogna,
Fin dall'inizio, l'intera vicenda era sembrata strana a molti. Successivamente, però, tutti i sospetti furono confermati. Si trattò solo di un meschino pretesto, di un trucco. In Vietnam ha inizio l'operazione Phoenix. Alla CIA viene ordinato di eseguire una serie di omicidi contro obiettivi civili per paralizzare il paese. Gli esperti della CIA istituiscono delle squadre speciali con il compito di terrorizzare la popolazione, uccidendo insegnanti, medici e uomini d'affari. Ogni omicidio viene siglato. Ad ogni colpo messo a segno dalle squadre della morte, viene lasciata sul corpo della vittima una carta da gioco, l'asso di picche. Prima di essere uccise, le vittime vengono sistematicamente torturate. Alcuni anni più tardi, William Colby, il funzionario a capo dell'operazione Phoenix, diventerà direttore della CIA. L'operazione Phoenix era volta a distruggere le strutture dei Vietcong. Lo scopo era eliminare chiunque avesse anche il minimo contatto con la guerriglia. Fu un'operazione segreta. L'ordine era fare di tutto per ostacolare e creare problemi ai nord vietnamiti. In gran parte l'operazione Phoenix fu eseguita da Bill Colby, direttore della CIA. Sì, fu lui a organizzarla, anche se il vero intento dell'operazione era di proteggere noi altri operativi. Facevano fuori tutti coloro che erano sospettati di avere dei rapporti con i Vietcong. Non sto parlando di soldati, ma anche di semplici civili. Fu un vero massacro. Dei villaggi pacifici furono considerati aree strategiche. Si trattava di una politica ben definita, di una serie di mosse per giustificare l'escalation. Lyndon Johnson in Vietnam si è scavato la fossa. I got a letter from LBJ and said this is your lucky day. Time to put your khaki trousers on. We've got a job for you to do. Dean Rusk has caught the Asian flu and we are sending you to Vietnam. Nel giro di 4 anni, gli americani di stanza in Vietnam passano da 20.000 a 540.000. Un ex funzionario del Pentagono fornisce al New York Times alcune informazioni confidenziali sul coinvolgimento americano in Vietnam e sulle bugie dell'amministrazione Johnson. Abbiamo invaso la Cambogia e l'abbiamo anche bombardata, ma il Pentagono è riuscito a creare false notizie ad arte, facendo credere che stavamo colpendo l'interno del Vietnam. Luglio 1968. Johnson vara la cosiddetta Operazione Chaos, che sarà poi ampliata dal suo successore alla Casa Bianca, Richard Nixon. Obiettivo: colpire membri della sinistra, elementi sovversivi sospettati di essere manipolati da potenze straniere. Da anni i servizi segreti americani sorvegliano migliaia di cittadini e intercettano i loro telefoni. Si tratta di insegnanti, studenti, giornalisti, esponenti politici. Alcune unità speciali si introducono illegalmente nei loro appartamenti, negli edifici dove lavorano, leggono la loro posta. Non solo la CIA, ma tutto l'apparato dell'intelligence si occupava di spiare ciò che facevano. Fu un chiaro abuso di potere. L'FBI indagava su persone e gruppi solo in base alla loro fede politica. Non avevano nulla in mano che suggerisse attività illegali, né che dimostrasse in alcun modo che stavano preparando dei crimini. Sostanzialmente, l'operazione Chaos si occupava di stroncare sul nascere ogni forma di protesta, ogni forma di opposizione alla politica della Casa Bianca. Gli obiettivi principali erano i movimenti pacifisti e i giornalisti che erano contro il governo. Alcuni di loro furono addirittura messi sotto controllo. Furono molte le persone che divennero l'obiettivo di quella operazione. Si perpetrava così la lunga tradizione della compilazione delle liste dei nemici dell'America. Io stesso mi occupai dell'intercettazione postale. Quando divenni direttore, però, feci cessare queste operazioni. Non credo che i servizi segreti debbano controllare i cittadini americani.
La CIA attuò questa operazione sotto la presidenza Johnson. Perciò chi attribuisce le principali colpe all'agenzia farebbe meglio a prendersela con il presidente Johnson e la sua amministrazione. La pratica di controllare cittadini americani, per quanto possa sembrare quanto di più lontano esiste dalla mentalità statunitense, fu istituita e difesa da Hoover, Van Damon e Nixon. Non mi sembra ci sia molto da stupirsi. Nixon poi ne ha fatto una parte integrante della sua politica. Credo che sia un vero scandalo. Durante la presidenza Nixon, infrangere la legge era diventata una pratica comune dell'amministrazione e la CIA era spesso coinvolta in quel genere di attività. Giugno 1972. In piena campagna elettorale, 5 uomini travestiti da idraulici vengono arrestati negli uffici del Watergate. Sono ex agenti della CIA inviati da Nixon nella sede del Partito Democratico per trafugare documenti. Il portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che si tratta di furto con scasso e che l'incidente non ha nulla a che fare con il presidente. 4 degli uomini arrestati sono cubani in esilio. Il quinto, James McCall, è invece un ex agente dell'FBI e della CIA, impiegato nel servizio di sicurezza del Partito Repubblicano e del Comitato per la rielezione del presidente Nixon. A quel punto cominciarono a trapelare notizie riguardo ad un legame tra la CIA e l'affare del Watergate. Alcuni degli uomini implicati erano ex agenti della CIA in pensione. Sono rimasto sconvolto nell'apprendere che tra coloro che hanno compiuto questa azione illegale sembra ci siano anche impiegati del Comitato per la rielezione. All'epoca del caso Watergate, il presidente ebbe le mani legate. Cercando di difendersi, commise degli errori imperdonabili. Convinto che lo scandalo del Watergate verrà insabbiato, Nixon si concentra sulla campagna per la rielezione, dove i sondaggi lo danno per favorito. Ma due giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, lo tengono in pugno. Nixon allora chiede al capo della CIA, Richard Helms, di spingere l'FBI a lasciar perdere le indagini, dichiarando che il furto di documenti al Watergate è stata un'iniziativa della CIA. Helms, però, rifiuta. Il vero criminale era Nixon, non la CIA. E giustamente la CIA non gli coprì le spalle. Voleva che la CIA producesse un documento per scagionarlo, ma io gli dissi che non ne volevo sapere nulla. Nixon chiese a Helms di fare in un certo modo, ma Helms disse: non diremo mai che si trattava di questioni riguardanti la sicurezza nazionale. Non vogliamo entrare in questo sporco affare. Il risultato fu che Richard Helms perse il posto. Helms, uno dei peggiori direttori della CIA, è stato anche uno dei più amati. I suoi lo adoravano. Lo chiamavano l'impermeabile, perché qualunque accusa gli scivolava addosso, tranne quella sul Cile. Il leader socialista Salvatore Allende vince le elezioni presidenziali. Per Richard Nixon è troppo. Terrorizzato dall'esito del voto in Cile, dà disposizione al direttore della CIA, Richard Helms, di entrare in azione per fermare Allende. Questa è una tipica montatura giornalistica, carta bianca. Si diceva che Nixon ci avesse dato carta bianca. Ma che vuol dire carta bianca? Allende era convinto che Nixon ci avesse ordinato di non farlo arrivare alla presidenza. La CIA cominciò a creare il caos nella società cilena. Con questa azione si voleva fornire all'esercito locale una scusa per intervenire e rovesciare il governo. Nessuno parlò mai di uccidere Allende. L'intenzione era solo di non fargli governare il paese. Ma la CIA era in contatto con quelli che avevano deciso di fare fuori Allende. Utilizzarono alcune multinazionali, la CIA, l'esercito, l'ambasciata. Insomma, tutto ciò che potevano usare pur di rovesciare Allende. Avevano messo su una rete estremamente efficace. Quello che è certo è che Allende non era molto amato dall'amministrazione americana. Henry Kissinger e Richard Helms, il capo della CIA, erano due facce della stessa medaglia. Erano loro a capo dell'intera operazione. Se pensavano che Allende rappresentasse un problema e ci chiedevano di fare qualcosa, noi eravamo pronti. Facemmo del nostro meglio.
Washington decide di intervenire in aiuto degli ufficiali cileni per rovesciare Salvador Allende e far salire al potere il generale Pinochet. 11 settembre 1973, con un colpo di Stato, i militari cileni prendono il potere. Salvador Allende viene ucciso o, secondo quanto afferma la CIA, si suicida. Migliaia di cileni vengono torturati e uccisi sulla base di elenchi stilati dalla stessa CIA. Neanche le persone con l'esperienza più lunga nella CIA, agenti che ci hanno lavorato per 20, 30 anni, sono in grado di dire con chiarezza quante siano state le operazioni segrete o gli omicidi eseguiti dall'agenzia. Il Congresso degli Stati Uniti non si è ancora ripreso dalle bugie di Nixon. Quando alle rivelazioni dei legami tra CIA e Casa Bianca nel caso Watergate si aggiungono anche quelle sul ruolo svolto dalla CIA in Cile, il Congresso decide di limitare i poteri dell'agenzia. 1976. Alcuni candidati per l'incarico di direttore della CIA depongono di fronte alle commissioni senatoriali Church e Pike. Le loro dichiarazioni sono sconvolgenti. Dopo di allora, niente sarà più come prima. La relazione finale della commissione Church descrive nei minimi dettagli il sostegno fornito dalla CIA al generale Pinochet e il ruolo degli Stati Uniti nel rovesciamento di Allende. L'immagine pubblica del segretario di Stato Henry Kissinger ne esce gravemente compromessa. Gli Stati Uniti non hanno mai pianificato di destabilizzare o sovvertire il governo di Allende. Al contrario, noi volevamo salvaguardare quei partiti che avevano contestato la validità delle elezioni. A interessarci erano le elezioni che ci sarebbero state nel 1976, non il colpo di Stato del 73. Noi del golpe non sapevamo nulla. Henry Kissinger naturalmente non fu entusiasta delle relazioni delle commissioni Church e Pike. Kissinger fu estremamente criticato per quanto aveva detto e fatto. Non c'è mai stata una politica per assassinare figure istituzionali straniere. Il Cile fu un esempio di abuso di potere del governo americano, di Kissinger e delle multinazionali che chiesero a Kissinger di agire per loro conto. 22 ottobre 75, la commissione Church chiama a deporre Richard Helms. Helms non ha mai parlato in pubblico. Durante la sua deposizione rischia più volte un'incriminazione per falsa testimonianza. Prima di lasciare la CIA, Helms, che ha ordinato centinaia di intercettazioni telefoniche illegali, avrà tutto il tempo di distruggere le prove. Signor Helms, cerchiamo di fare chiarezza. Lei ha detto di aver informato il ministro delle poste di quell'operazione. Sì, o almeno pensavo di sì. Forse però non fui sufficientemente chiaro. Mi sembrava implicito che se si vogliono trarre delle informazioni da una lettera, bisogna aprirla, quella lettera. Signor Helms, quindi la CIA è un'agenzia governativa che non rispetta le leggi? Cerchiamo di fare il nostro lavoro. Vogliamo proteggere il nostro governo e il nostro stile di vita. Mi sto sforzando di capire perché questo tipo di programma sia andato avanti per 20 anni. Ha infranto le leggi degli Stati Uniti in ogni senso. Statuti, Costituzione, delibere della Corte Suprema. Questo programma ha fornito preziose informazioni sui legami tra dissidenti e terroristi stranieri. Vorrei sapere da lei se ritiene che la CIA non debba necessariamente sottostare alle leggi solo perché le questioni di cui si occupa sono di grave importanza. Credo che la mia posizione, signor Presidente, è non pensare che le cose siano tutte bianche o tutte nere. Ma lei era cosciente che stava rischiando di commettere una illegalità? Sì. E nonostante ciò ha perseverato nel suo programma. Quella dichiarazione secondo cui le operazioni segrete erano state sospese non era vera. La posta ha continuato a essere aperta. Qual è il controllo esercitato dal Presidente degli Stati Uniti sulla CIA o su altre agenzie governative? A questo punto vorrei farle io una domanda. Lo sapeva che Nixon non immaginava neanche che la posta venisse intercettata? Ammesso che lo sapesse, non c'è stato nessuno, a cominciare da lei, che ce l'abbia confermato. Al Presidente fu consegnato un documento in cui non si diceva la verità. Lo chieda direttamente al Presidente Nixon, se era o no al corrente delle intercettazioni. Se lei fosse stato il Presidente degli Stati Uniti e le fossero giunte raccomandazioni e suggerimenti attraverso un rapporto firmato dal direttore della CIA, che cosa avrebbe pensato?
Signor Presidente, non posso fare a meno di ammettere che da quello che risulta sembra proprio che io abbia commesso un grave errore di cui non posso che scusarmi. Helms, che ha mentito ai presidenti, al congresso, che ha cercato in ogni modo di far sì che tutto continuasse senza problemi. Per la CIA è un eroe. Tra i direttori della CIA, Richard Helms passerà la storia come quello che ha saputo mantenere molti segreti. Helms si è portato i suoi segreti nella tomba. Nessuno riuscirà mai a scoprirli. Ma questo è normale, è così che deve funzionare un servizio segreto. Certe cose non devono mai vedere la luce del sole. È stato grande. Un'altra commissione senatoriale chiama a testimoniare anche un altro ex direttore della CIA, William Colby. Le prime domande sono sul colpo di Stato in Cile. L'agenzia produce soldi, stampa soldi. Ad esempio, l'ITT offrì soldi alla CIA per destabilizzare il Cile. Noi possiamo disporre solo di soldi puliti. Tuttavia, durante operazioni segrete, ci possiamo rivolgere ad organizzazioni per reperire fondi. Il signor McCone aveva rapporti molto stretti con la CIA. Non mi sembra una domanda assurda. Le operazioni segrete di questo tipo sono note da anni e nessuno ha mai avuto obiezioni. Le sono mai state fornite informazioni relative a contatti tra la CIA e la mafia? Se sì, quando e con chi? Colby fu il primo a capire che la commissione Church faceva sul serio. Per questo scelse la trasparenza. Colby cambiò una volta per tutte il modo di governare la CIA. Colby deve rispondere a domande sui metodi della CIA e sui suoi tentativi di uccidere persone scomode, sia quelli riusciti che quelli falliti, come gli attentati contro Fidel Castro. La pistola spara una freccia? Sì, signor Presidente. Fino a che distanza? All'incirca un centinaio di metri, sì, più o meno 100 metri. Messo alle corde dalle varie commissioni, Colby accetta di parlare del Vietnam e dell'Operazione Phoenix. L'Operazione Phoenix era stata progettata al solo scopo di uccidere, è così? E in ogni riunione discutevate l'obiettivo di distruggere le infrastrutture dei Vietcong? Può darci un'idea su quante persone furono eliminate? Direi almeno 20.000. Tutte queste commissioni presidenziali o parlamentari sul lungo termine hanno un impatto praticamente pari allo zero. Nessuna di loro ha lasciato un segno duraturo sulla cultura, il carattere, la mentalità delle persone che in genere si occupano di queste vicende. Non possiamo permetterci di venire indeboliti. Io non credo che il Congresso debba approvare delle leggi che in qualche modo vadano a correggere o a cambiare la struttura dell'intelligence americana. Se vi andate a rileggere la relazione finale della Commissione Church, vi renderete conto che tutto ciò che faceva la CIA era stato deciso alla Casa Bianca. Gli stessi tentativi di uccidere Lumumba o la Baia dei Porci. Insomma, in tutte le azioni della CIA c'è sempre lo zampino della politica. Tutte le azioni svolte dalla CIA, anche le peggiori, venivano decise e richieste dai presidenti. Ma Gerald Ford, succeduto a Nixon, sceglie la linea dura. 18 febbraio 1976, il nuovo presidente firma un decreto che recita: nessun impiegato del governo degli Stati Uniti dovrà mai essere coinvolto né partecipare a cospirazioni per portare a termine omicidi di natura politica. Non potevamo più uccidere né organizzare l'omicidio di nessuno. Ci fu una serie di ordini cui dovemmo obbedire, insomma, a cui dovemmo attenerci. Gerald Ford fu in qualche modo costretto a firmare quel decreto. Era l'epoca della Commissione Church, la pressione sul governo era enorme. Il presidente doveva fare qualcosa. In quel momento il popolo americano cominciò a pensare che il governo può legiferare anche la moralità. Dopo quanto era accaduto con Allende, Gerald Ford sapeva che doveva fare qualcosa. Per questo decise di firmare l'ordine esecutivo 12033, che stipula chiaramente che nessun servizio segreto può macchiarsi di omicidi.